Avvocato Rondinelli, una grandissima vittoria per Catanzaro e Avellino, entrambe assolte. Sì, sono troppo contenta, adesso ancora la sto leggendo, ma è chiaro già dall'inizio che queste accuse erano infondate, quindi era un deferimento passato sul nulla e oggi ne abbiamo la certezza. È una pietra importante, ci aspettiamo che la Procura, perché si tratta di una, comunque ci accusava di responsabilità diretta, possa ricorrere in appello, però questo mattone è davvero importante. Beh sì, anche perché insomma diciamo che sarebbe stato un danno non solo per quanto riguarda la società sportiva ma anche dal punto di vista dei tifosi della città, quindi io sono ben contenta che un incubo che dura da mesi si è concluso.